Siamo Alvaro di Sail Camp, il progetto di riabilitazione psicologica per pazienti onco-ematologici voluto dalla sezione AIL di Brescia e AIL Nazionale, in collaborazione con Unive, la campione del Garda. Il progetto, aperto in modalità residenziale a 40 pazienti di tutta Italia in fase di follow-up, è organizzato per trascorrere 2 giorni nella natura di Campione del Garda, con il sostegno di medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti. Nella 2 giorni sono previsti anche un'escursione in barca a vela e un percorso di trekking simbolici del viaggio verso la salute. Il progetto si svilupperà in 4 weekend, 25 e 26 maggio, 15 e 16 giugno, 27 e 28 luglio, 14 e 15 settembre. Per informazioni e iscrizioni si può contattare AIL Brescia alla email prenotazioni@ailbrescia.it o alla sezione AIL più vicina. Dottor Navoni, parliamo di Sail Camp, come nasce e come si svilupperà? Allora, l'iniziativa di oggi è triplice, diciamo, perché sicuramente il primo che può partire è il camp, il Sail Camp di Campione del Garda, dove in 4 tappe ci saranno 40 malati italiani che, selezionati, verranno a fare questo weekend intenso sotto la guida delle nostre psicologhe, per riabilitarsi psicologicamente e avere anche un contatto con la natura, che è terapeutica, che è straordinaria, nel parco dell'Alto Garda, avere un contatto col vento, uscire in barca. La vela è terapeutica, ormai ne abbiamo la prova da molti anni, perché con il nostro progetto Vita, che sono almeno 15 anni e più che lo testiamo, e abbiamo dati estremamente significativi sull'utilità e la bellezza che crea nelle sensazioni che provano gli ammalati. E più c'è questo momento anche nutrizionale di educazione, che per noi è importante anche educare una corretta alimentazione. E poi il trekking, il cammino in compagnia, eccetera, che rientra sia i percorsi che noi facciamo con i gruppi in cammino, ma lì verrà fatto un po' di trekking, un po' di vela, quindi sport e salute, che è molto significativo anche quello, in una cornice straordinaria che è quella dell'Univela di Campione, dove si allenano tra l'altro i migliori atleti di vela internazionali e perché no anche i nostri ammalati, insomma. Possiamo considerare l'attività fisica un aiuto a migliorare l'aderenza terapeutica? Assolutamente. Non solo c'è una migliore aderenza, una migliore risposta alla voglia di reagire psicologicamente, perché se uno si lascia andare è più facile che ceda anche alla malattia. Bisogna risvegliare tutte le forze che hanno i nostri ammalati, devono farcela, possono farcela, le terapie aiutano, ma quello che viene meno a volte è la sopportazione psicologica. Uno dice: basta, non ce la faccio più, non, ho paura a fare le cose, poi una volta che esco dall'ospedale. Invece bisogna riportarli alla normalità, che la normalità sembra una banalità, ma in realtà è quello che l'ammalato spera. Quando vado a casa vorrei tornare a fare quelle cose che odio, ma magari è la mia vita, insomma, eccoci. E questi sono fatti straordinari. Mario non ha mai avuto l'occasione di camminare in mezzo alla natura, oppure di uscire in barca a vela in mezzo alla natura, provare l'ebbrezza del vento, del sole. E questo cambia l'umore delle persone anche durante uno stop terapia e l'altra terapia. E vi dico che abbiamo testimonianze di persone che vanno in ospedale a chiedere: non mi può spostare la seduta di chemio perché io ho l'uscita in barca. Questo vuol dire che il pensiero non è focalizzato alla malattia, non è focalizzato alla paura di morire, ma è focalizzato anche a tornare a vivere prima possibile. Oggi i malati convivono sempre di più con queste malattie e molti guariscono, insomma, quindi si è cambiata completamente la prospettiva. Ci spiega il beneficio dell'attività fisica dal punto di vista dei pazienti? Essenziale, sia dal punto di vista fisico, perché ricrea la massa muscolare che si perde durante la malattia, perché sono fermi, allettati, e quindi c'è un recupero, c'è una migliore performance fisica ma anche psicologica. Lo sport fa bene a chi è sano, ma fa bene anche a chi è malato, perché lo invita a riattivarsi e a riprendere uno stile di vita più sano. Anche dalla malattia si imparano tante situazioni e tante cose, anzi qualcuno dice: io da questa malattia ho imparato molto, è cambiata la mia vita, e grazie anche a voi che mi avete aiutato a ritornare in una normalità, anzi anche in una eccezionalità, perché poi dopo addirittura si appassionano al cammino, si appassionano alla vela, al trekking, insomma a tante situazioni. E questa è una soddisfazione, perché vuol dire che abbiamo riportato nella completezza della guarigione tutti i pazienti.
Questi progetti testimoniano i progressi della oncoematologia, che sempre più consentono la guarigione o almeno la cronicizzazione di patologie un tempo assai più gravi, grazie all'arsenale terapeutico a disposizione dei medici. Dottoressa Tucci, ci può fare una panoramica sui progressi in campo oncoematologico? Per fare un discorso generale, credo che il punto fondamentale sia che sempre di più stiamo cercando di fare una medicina di precisione, una medicina mirata a una certa patologia. Conosciamo sempre meglio i meccanismi molecolari o genetici che caratterizzano una malattia e riusciamo in alcune situazioni, sempre più situazioni, a trovare un farmaco specifico per quella patologia. Questo significa ovviamente miglioramento dei risultati, ma anche una minore tossicità rispetto a una chemioterapia, un farmaco più mirato ha molti meno effetti collaterali. E soprattutto un altro aspetto è l'immunoterapia. Immunoterapia significa che sempre di più riusciamo a sfruttare le potenzialità del nostro sistema immunitario per rivolgere il sistema immunitario nella lotta alla malattia. Questo attraverso anticorpi monoclonali, quindi specifici, attraverso i cosiddetti anticorpi bispecifici. Questi anticorpi reclutano il sistema immunitario dell'organismo e lo indirizzano specificamente verso la malattia. Quindi anticorpi bispecifici, CAR-T, che è un'altra metodica assolutamente innovativa, tutto per migliorare questo panorama. Grazie a tutto questo armamentario che abbiamo a disposizione, in molti casi questi farmaci hanno la caratteristica che devono essere somministrati per lungo periodo per tenere sotto controllo la malattia. Questo significa cronicizzazione. D'altro canto, i pazienti sono abituati ad assumere farmaci, per esempio per il diabete, per esempio per l'ipertensione, in modo cronico. In taluni casi anche una parte dei nostri pazienti assume delle terapie orali protratte nel tempo, ma che consentono di mantenere sotto controllo la malattia. Questo significa cronicizzazione, ma anche ovviamente prolungamento della sopravvivenza. Avete quindi aggiunto anni alla vita. Adesso la sfida è quella di migliorare la qualità della vita stessa. Da un lato, noi per fortuna stiamo sempre più concentrandoci, oltre che sulla cura della malattia, anche sulla riduzione degli effetti collaterali, che sono poi quelli che nel lungo periodo possono in qualche modo alterare la qualità della vita. Qualità della vita quindi da un punto di vista ancora clinico in quest'ottica, ma esiste anche tutta quella componente psicologica che è inevitabile, perché la malattia stessa, le cure, il periodo prolungato in ospedale creano un trauma comunque nell'individuo. Quindi anche questo aspetto, che potrebbe sembrare inizialmente meno importante, ma grazie appunto al prolungamento della sopravvivenza sta acquisendo sempre più importanza, e questo progetto sicuramente si inserisce in questa cornice. Ci può spiegare l'importanza delle associazioni pazienti come AIL e dei loro progetti in questo percorso medico e umano? AIL per l'ematologia ha fatto tanto, anche interventi molto importanti, come l'anno scorso per esempio l'ampliamento del reparto di ematologia, tutte stanze singole di isolamento per i pazienti, quindi queste. Però un'associazione può più facilmente curare anche questi aspetti che potrebbero essere un po' secondari, ma come dicevo prima non lo sono, questi aspetti psicologici, perché purtroppo nella nostra quotidianità, nei ritmi frenetici, perché abbiamo sempre più pazienti, vogliamo curarne sempre di più e sempre meglio, trascuriamo un po' questi aspetti, perché il personale medico infermieristico, per quanto ci si possa mettere di impegno, per questioni di tempo a volte ovviamente questi sono gli aspetti che trascuriamo prima. E grazie all'associazione ci aiuta invece a colmare questa mancanza, che non per volontà ma per forza di cose si viene a creare. AIL Brescia e Ospedali Civili di Brescia sono già impegnati da 16 anni in percorsi di riabilitazione oncoematologica grazie al progetto Itaca, in cui due o tre pazienti diventano membri di un equipaggio insieme a medico, infermiere, psicologo e skipper. Dottoressa Rosito, Itaca era luogo di partenza e ritorno a casa di Ulisse. Avete dato questo nome al progetto per sottolineare il viaggio del paziente verso la guarigione?
Sì, il progetto Itaca vuole proprio in qualche modo rendersi metafora di quello che è il percorso che il paziente affronta dal momento della diagnosi, dal momento delle prime prescrizioni terapeutiche, ma anche e soprattutto di quello che è il vissuto emotivo che il paziente vive, poiché è in qualche modo rivoluzionata totalmente la sua quotidianità, è costretto ad un riadattamento che si deve fondare sull'affidamento a quelle che sono le prescrizioni mediche, le prescrizioni terapeutiche. Quindi i medici diventano un importantissimo punto di riferimento per lui, ma così come anche i caregiver, quindi i familiari, anche riscoprire dei nuovi ruoli all'interno di quella che è un'organizzazione familiare quotidiana e che viene sconvolta dall'arrivo di una diagnosi di una malattia oncoematologica. Quindi il progetto Itaca si vuole porre proprio come metafora di un viaggio che attraversa le intemperie, un viaggio dove ci sono degli scenari che sono temibili, molto spaventosi e che in qualche modo portano il paziente a doversi confrontare con essi, ma anche sulla possibilità di contare su un equipaggio che sta dalla sua parte, un equipaggio che vuole regolare le vele e orientare la rotta per portarlo a casa e quindi per orientarsi a quella che è la sua cura. E quello che il progetto Itaca vuole fare è un passettino in più, quindi poter far sì che il paziente in fase attiva di trattamento durante il progetto Itaca, ma anche con Sail Camp in fase di follow up, quindi di controllo post trattamenti, possa porsi al timone di questa barca, quindi passare da una prima organizzazione dove è indispensabile affidarsi ad una nuova organizzazione che gli possa restituire autoefficacia e autonomia. Il progetto è rivolto a diverse fasce d'età. In questo modo intercettate bisogni diversi? Sì, sono previste anche appunto un'uscita dedicata all'ambito pediatrico e qui i bisogni, mi viene da dire, sono duplici, così come lo sono anche per quanto riguarda il progetto dedicato agli adulti, dove i bisogni sono quelli del paziente e quelli del caregiver. Anche per quanto riguarda la fascia pediatrica abbiamo i bisogni dei bambini e i bisogni dei genitori. E il progetto Itaca vuole proprio essere anche una giornata di condivisione, dove questo diventa anche un importante elemento di scambio, dove ci si possa sentire meno soli e quindi in qualche modo come dire, riorganizzare anche quel vissuto di solitudine che a volte si percepisce durante il percorso della malattia e anche poter scoprire delle risorse che magari non sono prettamente le nostre, ma si possono adattare bene a noi e quindi possono essere messe in circolo creando una nuova ricchezza. Avete mai avuto resistenza ad accettare la proposta da parte dei pazienti e vi è capitato di essere ringraziati solo a posteriori? Allora, diciamo che convincere non è quello che noi tendiamo a fare, nel senso che l'idea è che ognuno possa sentirsi sicuro nell'affrontare questo tipo di esperienza e questo non è detto che avvenga per tutti nella stessa fase di trattamento o di follow up, quindi la nostra vuole essere una proposta. A volte in qualche modo ci è capitato di voler spiegare meglio perché sentivamo che c'erano dei dubbi e in qualche modo poter accogliere anche delle richieste organizzative, logistiche, è stato un buon gancio per poter essere maggiormente inclusivi, questo sì, però l'idea è che ciascuno possa decidere secondo quello che sente essere il meglio per sé, proprio in virtù di quell'autoefficacia di cui parlavamo prima, quello che è per lui il momento o per lei il momento di affrontare questo tipo di esperienza. E per rispondere alla seconda parte della domanda, però sì, in qualche modo quello che ci viene restituito dalla partecipazione dei pazienti è per noi sempre fonte di gratificazione e anche di crescita laddove magari ci possono essere dei bisogni che possono essere attenzionati e quindi farci evolvere sempre di più.